soddisfazione sia di chi organizza, sia di chi partecipa, sia infine di chi lo ospita, non si può non essere contenti e non si può non trarre da tale soddisfazione entusiasmo e volontà nuovi per accettare ulteriori sfide e percorrere nuove avventure. Il Grand Prix, le strade del Salento, è iniziato 3 anni fa all'insegna dell'avventura, ma oggi, caro Giovanni, è una stupenda realtà, capace di coinvolgere, caro Michele, tantissimi atleti, moltissimi neofiti della corsa su strada, migliaia di spettatori in un clima di serenità, di festa, di sano agonismo, di collaborazione, di comprensione, perché anche nella più studiata organizzazione ci può essere qualcosa che non va per il verso giusto. Il messaggio dichiarato del Grand Prix era ed è e rimarrà, se ci saranno le risorse umane ed economiche per continuarlo, quello di favorire lo sport di tutti, lo sport popolare, lo sport che fa incontrare e non scontrare le persone. Quello di promuovere una cultura del territorio fatta non solo di una nuova sensibilità verso i suoi tesori storico-artistici visibili e nascosti, ma anche di apprezzamento delle sue prelibatezze, squisitezze enogastronomiche. Voi atleti lo sapete, abbiamo cercato durante le premiazioni sempre di fare scorta di qualcosa di tipico, qualcosa di locale, qualcosa che potesse incontrare anche quella cultura un po' marginale che è l'enogastronomia, ma che oggi si va apprezzando sempre di più. Se questo patrimonio, di cui noi salentini dovremmo andare fieri e orgogliosi, si riuscisse anche attraverso lo sport a farlo conoscere ed apprezzare tanti forestieri che ormai godono nel periodo estivo soprattutto delle nostre bellezze naturali, credo che anche con le nostre modeste azioni riusciremo a contribuire allo sviluppo e al progresso socio-economico della nostra terra. Ma torniamo all'oggi, un oggi di verifiche, di bilanci, di delineazione, di prospettive e di programmi. Tra tutte le tappe realizzate sono stati complessivamente poco più di 1000 i partecipanti nelle varie categorie, comprese quelle dei ragazzi. Ecco, si diceva prima, noi dobbiamo cercare di portare lo sport ai ragazzi, alle giovani generazioni. Nelle nostre gare spesso abbiamo ospitato pattuglie di ragazzini che potessero muoversi per strada, sulla strada, sull'esempio degli adulti. Sono state un centinaio le persone a vario titolo coinvolte nell'organizzazione che il CSI di Terra d'Otranto ha coordinato e sostenuto. Sono stati poco meno di 50 i sostenitori che ci hanno aiutato ad affrontare le spese essenziali, minimali, irrinunciabili. Tra i sostenitori, quegli operatori economici che non possiamo assolutamente definire sponsor, considerata l'esiguità del contributo offerto, molto spesso riconducibile all'offerta di qualche unità di prodotto commercializzato. I comuni, le società sportive che hanno ospitato e promosso sui territori comunali l'appuntamento podistico. Grazie di cuore per l'attenzione e la sensibilità dimostrateci. Tra le collaborazioni, particolarmente degna di nota quella di Alice Onlus e della sezione AIDO di Surano, associazione benemerite, AIDO, nello scenario delle esigenti emergenze relative alla prevenzione e alla cura della salute del cittadino. Allora un grazie, non retorico ma sincero, insieme alla speranza che il binomio sport e solidarietà possa ancora in futuro trovare occasioni per cooperare e manifestarsi all'attenzione dell'opinione pubblica. Doveroso e sentito il grazie ai corpi dei vigili urbani dei paesi in cui si è corso il Grand Prix, ai vari gruppi della protezione civile che ci hanno coadiuvato insieme a carabinieri e agenti di PS quando intervenuti nella salvaguardia dell'incolumità dei partecipanti alle gare. Grazie alla Croce Rossa Italiana, agli operatori privati e a quelle associazioni di volontariato che ci hanno messo a disposizione ambulanze o automediche per eventuali interventi di pronto soccorso. Non ce n'è stato bisogno, ma bisogna assicurare questi servizi. Grazie ai medici che ci hanno gratuitamente, forse perché siamo CSI, non lo so, ma gratuitamente la loro assistenza. Grazie a quei presidenti, a quei dirigenti di società
società sportive, a quei volontari sportivi e non che si sono fatti carico delle tante incombenze in loco per la riuscita, la migliore riuscita delle singolari. Grazie ancora, permettetemi questo peccato di orgoglio a tutti, ai tanti componenti della famiglia del CSI di Terranova che non mi hanno mai resinato la loro spontanea o costretta collaborazione, sia sul piano gestionale che su quello tecnico, organizzativo e logistico. In conclusione, ma non perché ultimo nei nostri pensieri, un grazie forte, caloroso, speciale a tutti gli atleti che hanno partecipato al Gran Premio. Senza la loro passione sportiva, senza il